Siamo a Milano, siamo agli orti di Via Padova. Un progetto organizzato da Lega Ambiente, che è un'associazione ambientalista italiana. Questo posto è qui a Milano, di fianco alla via più multietnica che c'è in città. Quello che vedete era una volta una discarica, questo fino al 2014, quando abbiamo firmato la convenzione con l'amministrazione comunale di Milano per cominciare a rigenerare questo luogo e a farlo diventare un luogo coltivato ma naturale all'interno della città. Ci sono molte piante, abbiamo la borragine. Questo è il cavolo nero, quindi siamo in un periodo in cui abbiamo già cominciato, oltre ad avere le piante, diciamo quelle primaverili e estive, anche qualcuno che già comincia a preannunciare l'autunno, perché il cavolo nero è una cosa tipica anche dell'autunno. Poi abbiamo zucchine, in fondo abbiamo pomodori e ancora più in là abbiamo degli ulivi. Poi volevo farvi vedere una cosa molto particolare, un progetto che stiamo facendo con l'Università di Agraria di Milano ed è la coltivazione delle piante in acqua. Queste sono le radici di questa insalata che vanno direttamente nell'acqua e dall'acqua e dai sali disciolti nell'acqua prende il nutrimento per crescere. Questa praticamente è quasi pronta per essere mangiata. Oltre alle coltivazioni, ci teniamo molto alla naturalità di questo luogo. In questo pezzo recintato, tagliamo l'erba solamente una volta all'anno, in maniera tale che le piante possano fare tutto il loro sviluppo. Quindi da seme a fiore a seme. E quando ci è stata fatta la proposta di prendere delle api, allora abbiamo deciso di metterle qua in questo luogo, le api, perché così noi non disturbiamo loro, loro non disturbano noi. Nell'orto sinergico vengono messe piante, una che aiuta l'altra. Io personalmente mi sono appassionato ai giardini condivisi, perché oltre al lavoro volontario c'è il discorso dell'impegno personale di tutti e il fatto che insieme governiamo l'andamento del giardino e dell'orto, cioè decidiamo insieme che cosa fare e anche la distribuzione dei frutti della terra viene fatta insieme, cioè ce lo dividiamo, quindi non c'è un pezzettino mio e lo coltivo io, ma tutti insieme coltiviamo e poi quello che viene prodotto viene diviso tra tutti, quelli che lavorano e che danno una mano a fare in modo che questo luogo sia così bello. È importante che nelle città non vengano dimenticati pezzi abbandonati, ma che vengano rigenerati con il verde e con la socialità.